Dai, Geron, sembriamo di gemelli diversi. Che cazzo è? Bella ragazzi, finalmente bentornati. Eccoci qui oggi con questo nuovo episodio Melagoro Talk Show. Incredibile, dopo il successo eccezionale del primo episodio, sarà un argomento scelto da voi nei commenti dello scorso. Quindi lasciate già adesso altri commenti per il prossimo argomento, che sarà la tematica di cui parleremo e di cui andremo a parlare e rispondere alle tue domande o quesiti, perché sarà un mix di quiz e di cose come l'altra volta dovremo matchare. E mi raccomando, raggiungiamo 35.000 like anche in questo episodio per averne un altro settimana prossima. Perché la prossima volta ci sarà il discorso pornostar. Tutto è pronto, pronto è tutto. Signori, oggi da entrambe le telecamere affronteremo un argomento che ci sta un po' caro. Molto caro, soprattutto a Johnny Creek ultimamente, signori. Oggi parleremo di videogames. Quindi siamo pronti a far figure di merda nel nostro campo. Prima domanda, che riguarda un gioco che ha comunque contraddistinto l'infanzia di tutti. Io so che già che oggi faccio una figura di merda enorme, perché sono difficilissime. Tanto chiedo di crescere, io faccio una figura di merda. Esatto, lo sapevo, perché non me lo ricordo. Nel primo... No, ho finito tutto il 3 a memoria. Ehi, non me lo ricordo, stai zitto. Nel primo Crash Bandicoot, quante erano le isole che componevano il gioco? Dai, no, non me ne... Una, due, tre o quattro? Tata musica del milionario. In realtà questa manco servirebbe. Adesso copio come... Cazzo, è un numero, Johnny. Come... Quanto è lungo questo numero? 43. 2. 3! Marco, sapevo! Aspetta allora! Ci faccia felice allora! Lo sapevo che era un free! Era un fucking free! Fuck! C'avevo il dubbio qua, te l'ho lasciata vincere. È difficile, eh? Ah, me l'ha lasciata vincere, è come tutte FIFA. Sì, perché ho visto che sparavi a casa e fai. È come FIFA, ne prende 16 in 3 partite, ma l'ha lasciato vincere. Allora, adesso passiamo ad un altro gioco che ha contraddistinto la nostra infanzia. Che è Modern Warfare 2. Scrivetemi almeno 3 mitragliatrici pesanti. Pesanti. No, dai, G30, non le ho mai usate! Cazzo, le conosci? Ma no! Ma come no? Ho sempre usato Intervention! Ma perché? Ti giuro, le categorie più cancra che abbia mai visto nella mia vita. Oh, non devi rompere il coglione, vuoi altri suggerimenti? Scrivetene due almeno, ti prego. Non me le ricordo! Non mi rompere il cazzo! Non si possono picchiare. Nel naso, Precisioni hai? Nel naso? Dai, Blur, dove sei quando servi? Johnny, io ho scritto M60 RPD. M60, ti dico subito se c'è, ma non credo. Ma è in code 4 M60. Ah, c'è. Hai scritto? RPD. RPD è giusto. Io ho RPD M60 anch'io, però di code 4 e la SOW. No. Sbagliate tutte. C'è la L86, l'RPD, l'MG4, la ALBAR, no, l'ALBAR. Sai, l'ho pensato, ma ho detto, ma l'AUG nelle altre cose è un fucile d'assalto, capito? No, visto. Beh, quindi è un pareggio, 1-1. Sì, ma è una figura brutta e meschina questa. Dai, ci salviamo dicendo che non ne sapevamo, perché sono classi. È molto complicato. Di merda, l'RPD c'è. Allora, siamo alle domande un po'... Quali sono quelle filosofiche? Sì. Se Ron dovesse sviluppare un videogioco, wow, quali sarebbero tre parole che descriverebbero la trama? Farebbe cacare il cazzo, Johnny la sta già scrivendo, perché è un idiota, non so già cosa sta Johnny, scrivendo. Non devi scrivere puttanate, eh? Ma scusami, ma devo scrivere pensando come avrei scritto con degli obiettivi? Dimmi che non hai scritto! Obiettivi! Dio! Vabbè, giusto! Su, io la scuola! Crash Bandicoot, hai degli obiettivi! Avresti degli obiettivi, sicuramente? Ovviamente. Obiettivi. C'è attenzione nell'aria, signori. Ron non sa cosa scrivere. Johnny, hai scritto la sceneggiatura? Io ho scritto obiettivi. Giustamente. E qua c'è la prima. Ok, giusto. Poi ho scritto deve essere una trama difficile con delle skill. Il personaggio principale deve essere femminile e tettona. E questo dovevo anche l'avrei scritto anch'io. Questa è logica. Questa l'avrei scritta anch'io. Questa diciamo che è implicita. Teo, se mi dici che il personaggio non ha le tette, no, non è donna, allora questa, faccio che è una frauda. Sì, questa è quasi... Una frauda. È quasi scontata. Fai vedere intanto la conferma di come hai scritto queste cose. Io ho scritto obiettivi. Ah, invece, scusa. Poi ho scritto enigmatica. E poi deve avere un plot twist finale. E si vede che ha passato di serie TV, eh? Prison Break. Adesso vi faccio una domanda che Ron non sa, Johnny forse sì. Vai. L'importante è che già metti le mani avanti sul fatto che io non la sappia. In che decennio fuck è ambientato Red Dead Redemption? Non l'ho mai giocato.
Ma vi do delle opzioni. Vi do delle opzioni. Allora, è ambientato nell'ultimo decennio del dell'Ottocento, nel primo decennio del Novecento o nel secondo decennio del Novecento? C'erano i cavalli e i cowboy. Quindi? C'erano le macchine, non l'ho giocato purtroppo. Cioè, non è mia pecca della gente. C'erano le macchine, non lo posso dire. Tu che ci hai giocato sei veramente un fallito però, Johnny, voglio dire. Ci ho giocato un botto di tempo fa, non mi ricordo. Fatti vecchio come gioco, eh. 1890-1900. Anch'io. 1899. Mi spiegate come cazzo è possibile che sia ambientato nel 1800? Nel 1911 è ambientato, nel secondo ci sono le macchinine, il trenino. E dimmelo che c'è la macchina, Johnny! Non mi ricordavo che c'era la macchina! Io mi ricordo i cavalli! Ma poi dimmelo che c'è la macchina, è un quiz! Dato che voi siete grandi appassionati di Battlefield 1, Johnny, se questa la sbaglia è tuo, Johnny. No, è semplice. Dovete elencarmi almeno 4 classi. Per esempio, no, vabbè, easy. Sono anche le classi lì. Ma non importa, se mi avete 4. Comunque sì. Vai. Bravissimi. Scout, assalto, cazzo, bravissimi. Supporto! Ce l'abbiamo? Sì. Oh my god, mi stavo dimenticando supporto. Giorni prima perché non l'ho mai usato supporto. Cioè, ma non puoi scordarti supporto. Ho sempre fatto assalto e medico io. Le munizioni le dai supporto. Ma non ho mai dato munizioni dagli altri. Sono molto bravo, molto gioco, gioco di squadra. Gioco di squadra. Io curavo la gente. Johnny Greek è un grande appassionato di FIFA. Vai. Grande appassionato del club di FIFA. Con un medico giocatore. C'è un po' la torre. La torre. La torre. Che incredibilmente è diventato skillato. Quale sarebbe la sua skill per di Jean Paul? J-Rap! Non la indovinerai mai questa. Vabbè, perché è sempre quella che non sono mai riuscito a fare. Fuck! Jean Paul. No, Jay, non potrai mai indovinare. Beh, vediamo Jay con cosa ha scritto. È impossibile. E vediamo se hai indovinato. È impossibile. Vai, Jay. Impossibile. Gli ho dato tutto. La rovesciata. La rovesciata. È fucking sombrero. Era impossibile. Sombrero. Perché non riesco mai a farla. Non fai voglio più fare questa serie. Ma come si chiama il cugino di Nico Bellic? Fuck. No, me ne vado, eh. È impossibile che non lo sai. Dai, sta sempre al telefono, lo chiama. No, è facile, fidati che se non lo scrivi e te lo dico, tu dici pensa alla tua ragazza, cazzo. No, vabbè, dai, no, dai, io voglio 2 punti per Roman. Roman era molto facile. Era molto Jaron. Allora, signori, caldo. Torniamo ad un gioco che sicuramente non avete giocato. Come si chiamano le bambine? Lo so, cazzo, non me le ricordo. Vi do delle opzioni. Ma non so neanche che gioco sta parlando. Chi vuoi che siano? Vi do delle opzioni. Le bambine presenti Banishmak. Fuck, fuck. Si chiamano cuginette, sorelline, bambine. Decide, e il gran papà. Giochiamo a Bioshock e leggi? Cioè, scusami ragazzi, questo è un quiz. Pensa al big, big, enormous daddy. Vai, Jay. Bravo! Sorellina. Bravo! Quello è il sorellino. Questo non sono è. Essa, no, no! Questa è una risposta X qualsiasi! No! Ma sei scemo! Io la numerei! Cioè, essi sorelline! Io chiaramente la numerei! Potrebbe essere sorcio! Dov'è la E? Sei scemo, no? Questa è una E! Parliamo di Goat. Simulator? No, che cos'è il Goat? È un test. Forza, percezione, stamina. Ci devi mettere dei valori poi. Forza, che bella questa cosa. Quali sarebbero i valori di J-Ron nel GOAT? Da fuck! Da 1 a 10. Vacce vicino. Sono esperto del GOAT. Però veritieri, Teo. Molto veritieri. Allora vediamo. Forza. 2 5. Ma dove? J-Ron! Se sei sufficiente, non sono sufficiente. Ma hai durato 100 pugni nella tua vita, non mi è mai venuto rosso un pezzo. Perché sei largo te, cazzo vuoi. Percezione 7 8 bravo. Stamina la J-Rock. Dopo 5 minuti hai gli infarti. Dov'è? Correggi. Adesso 6. Ma dove? Ma ti corri. Vai giù. Perché hai tempi. Hai tutto tempi sudato. Hai tempi. Hai tempi. Ma che cosa è adesso? 6 2 Charisma. Vabbè, io ho messo 6. Vabbè, siamo lì. Intelligenza 8 9 Agilità 7 8. Ci sta. Fortuna 9 4. Perché 9? Basta che guardi come gioca. Prende un culo incredibile. Beh, però ha azzeccato. Bravo, mi è piaciuta questa. Bravo conduttore. Non ho mai usato. Allora, in che anno è stata lanciata sul mercato la PlayStation? No, G3. La PlayStation 4. Qua. Dai, è facile. È questa? Sì. La provo così con un calcolo che poi ti spiegherò anche. Immagino, immagino. Gighe come sei messo con le cose. È dura, le raga. Cose. Dai, spara, Johnny. Play. Rivedi, GK. 2013. Grandi! 2013! Ma no, perché
fortissimo. A me viene in mente con... Cosa hai detto? Ghost, l'anno di uscita di Ghost. Esatto, anch'io mi venuto in mente con quello. Come collegare il tempo con Ghost? Ho fatto la stessa roba. In che città italiana sarebbe ambientato un survival horror creato da John Wick? Italiana. Italiana, se no è troppo espansa come cosa, cazzo. Pensa a un'ambientazione molto survival horror. Basta. Dove vorresti scappare da zombie? Ma perché hai già scritto? Cosa? Ma non è che lo so? No. La sa? Oh, penso che lo sai più facilmente tu di lui, cioè. Capisco perché l'ha scritto così. Scrivene una a caso. Perugia. Survival horror, cioè, lo vuoi fare di bello? Tanto non è che posso sapere cosa scrivi, eh? Cioè, tanto a caso. Dai, GJ. Vai. No, fuck! L'ho preso! Holy shit! Holy shit! Dio! Oh mio Dio! Volevi scrivere tipo con sonno, sì, vero? Come hai fatto scritto Venezia? Come fatto? L'ho scritto dopo un secondo! Ma quale ragionamento? Dio. Perché detto sarebbe una figata quei canali! Non posso averlo copiato, non posso aver fatto holy nulla! Shit. Ti ho letto nel pensiero di 2 ore dopo! Fuck! Questa è meglio ancora di David Beckham questa, eh! Questo è sconvolgente! È meglio di David Beckham! Abbiamo un nuovo primo premio del matching! What the fuck? Ci sono rimasti di merda! Tra quanto finisce sta agonia? Che... Manca molto poco! E l'ha scritto 8 ore prima! Capito? Allora, in Core 4! Ma cioè, massimo spari a casa! L'ho giocato 11 anni fa! Come si chiama? Il leader... del partito ultranazionalista russo! Ok, ah, dimmi, lo so, lo so! Viktor Zakaev. La so. Imran Zakaev. Khaled Al-Assad. Khaled Al-Assad. Sono due figure nel partito ultranazionale. Sì. Questo è il problema. Io l'ho sporato a caso tentando il ricordo di filmato, ma probabilmente è veramente sbagliato. Viktor. Imran. Imran. Yes, baby! Viktor non era il leader. Yes, era baby! Era un'altra figura del partito. Yes! Era il filmato. Ma porto due leader. Ricordavo no, Zakaev, no, ma non il nome. Perché Viktor era quell'altro che compariva sempre ma non era il boss. Allora, diciamo che Ronald sta giocando a The Sims, ma si annoia tantissimo. In che modo? Come è normale che sia. In che modo ucciderebbe un Sim? Quale malata fantasia? Matchamelo Johnny! È difficile. Matchamelo Johnny! Vai Johnny. Beh, io lo messo, lo metto dentro un palazzo e fa crollare il palazzo. Io ho messo murarlo vivo. Più o meno! Tra tutte le opzioni, dargli fuoco, morire di fame, murarlo vivo! Sì, c'è qualche problema! No, tipo gli fai un quadrato e lo butti dentro lì! Tosta, ma non la sapete perché non avete mai giocato a Dark Souls 3. Sì! Porca mia! Ah, lui ha giocato! Sì, gioca! Gioca! A voglia! Come si chiama il boss finale di Dark Souls? Dimmi le cose per ho visto tutti gli speedrun su YouTube, però non l'ho mai giocato. Yorm, il gigante. Ok. Lothric. Ok. O l'anima di Tizzone. Vai gira Johnny. L'anima di Tizzone. Quella è anima di Tizzone? Sì, anima di Tizzone. No. Comunque fucking giusto! No, c'è Monk! Se qui c'è scritto Tizzone che è in quel prato dove c'è quello di fuoco tipo freaking che giusto. Ammazza cose. Freaking okay. Giusto. Un po' più difficile della PS4 però ci arrivare. In che anno è stata lanciata sul mercato? La 360. Ciao! Non lo so, raga. Guarda, la butto lì. Ah, prenditi il tuo tempo! Tu GK? Ha detto 2002. Tu hai scritto? 2005. Ed è freaking giusto 2005! Sono un po' tutto vostro! Incredibile, Jaron! Cazzo! In effetti 2002 era un po' troppo presto! Ma l'ho tirato a caso, zio! Vabbè, ho stravinto io. Lo so, Come non lo so. Guarda che lui ha beccato Venezia. Ho beccato Venezia, zio, vale 10 punti. Direi che è stata un'esperienza traumatica. È stata traumatica. Una sudata leggendaria. Comunque io farei 80.000 like solo per Venezia. Io sono Venezia voglio 50.000 like. Venezia è mostruoso. Adesso. L'ha scritto troppo prima. Il video di oggi è concluso. È stata abbastanza difficile. Complicata. Sudata. Figure di merda ne abbiamo fatto. Figure di merda ne abbiamo fatto perché parlavamo proprio di videogiochi. Tanti like! Ecco, la cazzo. Per Venezia quantomeno! E noi ci vediamo settimana prossima con un altro Melagodo talk show in compagnia di Dread e Johnny Creek! Ciao! Come cazzo hai fatto a cercare? Quella Venezia è mostruosa!